bene, signorina, le faremo sapere. Già, le faremo sapere, come no. Che non tocca la parte della cornetta, mondi a casa, mi aspetta. Come avete sentito nei titoli del nostro telegiornale, il Parlamento ha approvato il finanziamento per incentivare le aziende all'assunzione di giovani lavoratori. Il servizio. Il mondo del lavoro spalanca le porte ai giovani. Il Parlamento ha approvato con un decreto legge il finanziamento per incentivare le piccole, grandi e medie imprese all'assunzione di giovani lavoratori. Le aziende potranno richiedere il finanziamento già a partire dalla prossima settimana. Il Presidente della Repubblica si è rallegrato dell'assoluta compattezza del mondo politico. Unanime, infatti, la posizione delle diverse fazioni politiche di maggioranza e opposizione. Le risse devono rimanere fuori dalla porta della politica. Questo è il programma di governo, c'è ancora qualche particolare che va registrato, ma è un fatto straordinario. Potremmo a buon diritto tenere buono questo periodo per fare un cambiamento anche totale. Siamo talmente favorevoli che noi lo avevamo già votato. Una riforma incisiva dopo la grande inquietudine che tocca i risparmiatori, le famiglie, le imprese. Il Vaticano, contrariamente al solito, non si è ancora espresso. Le aziende dovranno organizzare corsi di preparazione specifici e dopo un periodo di prova della durata di un anno, il lavoratore potrà essere assunto a tempo indeterminato dall'azienda, che da quel momento beneficerà di notevoli agevolazioni fiscali. Un capitolo a parte è stato dedicato al mondo giornalistico. Oltre al finanziamento, di cui potranno usufruire anche le testate giornalistiche, è stato istituito una sorta di codice etico. Vecchi e nuovi giornalisti dovranno rispettare regole ferree di imparzialità e correttezza. Il giornalismo dovrà essere a qualsiasi costo sinonimo di verità, trasparenza e approfondimento. Un'apposita commissione di vigilanza, assolutamente super partes, dovrà valutare eventuali scorrettezze, intervenendo su casi di provate raccomandazioni, conflitti di interesse o palesi comportamenti di faziosità nei confronti di politici o importanti personaggi della società. Il libro del dottor Vespa è un gran libro, è un libro affascinante che si legge con grandissima facilità. Insomma, si preannuncia una vera e propria rivoluzione. Anche i nuovi programmi di approfondimento giornalistico dovranno essere realizzati con criteri che non ne mettano a repentaglio la credibilità. Verranno quindi cancellati programmi cosiddetti di infotainment. Una mattina mi sto svegliato. Migliaia di giovani laureati stanno già correndo ad inviare le domande di ammissione alle scuole di giornalismo. Si prepara quindi un ricambio della classe giornalistica senza precedenti. Le aziende hanno accolto con ottimismo il provvedimento. Il ministro dell'economia si è detto felice della risposta dei mercati azionari. L'indice Mibtel ha segnato un più 7,2% rispetto alla precedente chiusura. La borsa ha visto salire le quotazioni delle società per azioni interessate. Il governatore della Banca d'Italia ha commentato in modo positivo il pacchetto approvato. I sindacati, soddisfatti, promettono una forte presenza collaborativa, considerando il decreto una buona norma a tutela dei giovani lavoratori. C'è aria nuova di cui c'era bisogno. Confindustria, dal canto suo, si dichiara favorevole agli incentivi messi a disposizione e si fa garante del senso di responsabilità delle aziende. Anche l'Unione Europea vede favorevolmente la nuova normativa e si è complimentata con il nostro paese, considerando il provvedimento approvato come un modello da seguire e ritenendolo una forte apertura a nuove prospettive per il lavoro e l'occupazione, anche in chiave internazionale. Sano di sicuro precariato e anche nel privato resto in prova e un incarico.
termine, lo so, ma ho molta volontà, non c'è pericolo. Raggrumata sotto i banchi, anche per oggi non vi interrogo, ho saputo già dal preside, dagli altri.